Ingegnere, mi ha fatto chiamare? Montaner, lei stasera si ferma alla diga. Veramente io avrei un impegno a casa. Qui c'è bisogno di una persona fidata in caso di necessità. Che succede, Filippino? Non lo so, l'ingegnere ha guardato il talk. Pronto? Francesco, sono Nino. Ti chiamo dalla diga. Devi venire immediatamente. Perché? Che sta succedendo? Ho paura che... Il TOC stia per venire giù. Ma che stai dicendo, Nino? Non ti fasciare la testa prima che si rompa. Io qui ho i rapporti. Non mi sembra così grave la situazione. Ah, lascia perdere i rapporti. Ho visto con i miei occhi gli alberi camminare. Ti dico che il TOC sta per venire giù. Non so quando né come. Non sono un geologo io. Una cosa è sicura. Non mi assumo questa responsabilità da solo. Voglio che un geologo venga qui subito al Bayont e che mi dica cosa devo fare. E soprattutto quanto tempo ci rimane. Va bene, però non perdere la calma. A che ritmo state svassando? Siamo a 705 metri di quota, devo arrivare a 700 prima che la frana finisca nel lago. Scusa, Nino, ma perché proprio 700? Ti ricordi gli esperimenti fatti da Getty? Beh? Ecco, vedi, purtroppo noi vi abbiamo nascosto delle informazioni. Getty sostiene che in caso di frana 700 metri sia la quota di sicurezza, anche nell'eventualità di una frana, diciamo, catastrofica. Cazzo. E non avete detto niente a nessuno? Nemmeno al ministro? No. E fra quanto arrivate a 700? Entro stanotte. Bisogna assolutamente che domani... Tu venga qui. Senti, io domani ho un impegno. Ti manderò sicuramente qualcuno. Va bene. Francesco. Eh? Che Dio ce la mandi buona.